Il cammino di un tiratore, con Massimo Fabrizi direttamente dal campo di Giulio Acquaviva, qui a Roseto degli Abruzzi, parliamo questa volta di come prepararsi psicologicamente nel tiro a piattello, quindi quali sono le fasi di formazione e preparazione, soprattutto mentale, ma anche fisica, di un tiratore. Quali sono, Massimo, gli atteggiamenti corretti o scorretti, quindi da seguire o evitare per un ragazzo sia in fase di allenamento ma poi anche per approcciarsi ad una gara? Beh, sicuramente per approcciare alla gara uno deve prendere tutti gli aspetti positivi che gli capitano in allenamento e lì cercare di portarli nella gara. Quindi togliere tutti i tuoi eventuali dubbi che gli sono successi nell'allenamento. A me è capitato molte gare che in allenamento non riuscivo a trovare la fucilata, a rompere i piattelli, poi in gara ho vinto. Perché? Perché cambia, se la prendi sempre sotto forma di trasformare la paura in attenzione, entri nell'aspetto positivo e riesci a chiudere anche una gara mentre facevi gli allenamenti non buoni. Certo, e può capitare viceversa, quindi esatto, ci sono anche degli atteggiamenti negativi da evitare. Esatto, per esempio se molte volte spari molto bene di prova, succede che vai in gara molto sicuro e quando fai il primo zero inizi ad avere paura, come mai, che cosa è successo, e da lì praticamente la gara. Arrivederci. Esatto, come si gestisce lo zero? Perché sappiamo che magari a un certo punto per un qualche motivo capita il piattello, arriva il piattello che viene mancato, quindi lo zero. Come gestisci di solito tu e consigli di farlo ai ragazzi? Beh, guarda, lo zero nel nostro mondo va accettato, preso e messo da parte, perché se ti arrabbi perché hai fatto lo zero ne fai subito un altro. E se te lo porti dietro durante la serie pensando ma perché ho fatto quello zero, poi alla fine tanto ne farai sempre un altro. Quindi si dice che zero porta zero. Se non sei bravo a saperlo ad accettare e metterlo via, non è che poi alla fine ti fa perdere la gara quello zero, è quello che porta dietro quello zero.